Ciao ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Antonio e sono appena tornato dal mio viaggio a Londra ai Warner Bros. Studio Tour. Ed ecco qui il danno, ragazzi, ecco qui quello che ho acquistato all'interno del tour. Sinceramente pensavo di acquistare molte più cose, ma fortunatamente sono riuscito a darmi un contegno. Prima di cominciare, ragazzi, vi ricordo che su Pampling potete trovare tantissime magliette a tema Harry Potter, ma anche di tantissimi altri fandom, e utilizzando il codice 7Potter avrete il 20% di sconto su tutti i vostri acquisti, quindi codice riutilizzabile. Naturalmente tutti i link utili sotto in info box. Questa maglietta, ad esempio, l'ho acquistata proprio su Pampling. Ragazzi, detto questo, direi di cominciare subito col nostro unboxing, se così possiamo chiamarlo, perché ecco che all'interno di questa bellissima busta, da notare che la busta è a tema foresta proibita, c'è appunto da questa parte Aragog, abbiamo i ragni, invece da questa parte abbiamo Fierobecco con Harry che si inchina, o comunque un figuro che si inchina. Detto questo, ragazzi, arriverà anche il video del commento a tutto il tour. Ho fatto tantissimi video dentro il tour, quindi arriverà questa sorta di walking through del tour e naturalmente vi racconterò cosa ne penso a distanza di 7 anni dall'ultima visita. Quindi oggi ci dedichiamo solamente agli acquisti. La prima cosa che vado a mostrarvi è un prodotto che avevo già visto la prima volta che andai agli studios, non lo acquistai e me ne pentii tantissimo. E finalmente sono riuscito a recuperarlo e il prezzo non è neanche aumentato in tutti questi anni. Quindi, ragazzi, grande affare se andate agli studios, perché ecco che ho acquistato finalmente la Coppa Tre Maghi. Questa Coppa Tre Maghi, qui c'è anche il prezzo ancora col cartellino, li ho lasciati apposta. Costa 14 sterline, quindi siamo circa sui 16 euro più o meno. Ed è un vero affare perché intanto è molto, molto, molto più bella della Coppa Tre Maghi venduta da Noble Collection, che costa la bellezza di 120 euro. Quindi devo dire che questa qui, che costa neanche 20 euro, è molto, molto più bella e soprattutto, a differenza di quella Noble Collection, questa è anche una lampada e sotto si va ad illuminare di blu come la Coppa Tre Maghi del film. Quindi, secondo me, è una figata pazzesca. La parte trasparente è in plastica, ma va comunque a riprodurre fedelmente l'intera coppa. Quindi questa finisce dritta dritta nella mia collezione. Detto questo, passiamo avanti e vi faccio vedere il secondo pezzo un po' più importante che ho acquistato. Ero molto in dubbio se prenderlo o meno, ma alla fine l'ho preso. Si tratta della testolina del Nottetempo. Eccola qui. Ha i suoi capelli, qui c'è una sorta di elastico di plastica che va tolto, ma io al momento non l'ho fatto. E questa testolina in plastica, però molto ben scolpita, e i capelli sono anche molto molto carini, costa 13 sterline e 95, quindi anche in questo caso intorno ai 15-16 euro, dipende dal cambio. Questa però è elettronica, quindi parla, sotto nel collo c'è un bottoncino e va a dire alcune delle frasi tipiche in inglese tratte dal film. Adesso ve ne farò ascoltare un paio. Yeah, take it away, Ernie. It's going to be a bumpy ride. 10, 9, 8, 7, Il conto alla rovescia. 6, 5, 4, 3, 3.5, 2, 1 3/4. Dice davvero diverse frasi ed è molto molto carina, ben realizzata. Quindi alla fine mi sono convinto e anche questa andrà a finire nella mia collezione. Ed è così che sono già partiti circa 40 euro. E poi non è ancora finita qui perché ho acquistato questo portachiavi per la modica cifra di 10 sterline. E questa è la chiave, è la riproduzione della chiave della camera blindata dei Potter. Quindi l'ho acquistata soprattutto per questo motivo. Probabilmente toglierò l'anello, questo qui del portachiavi, e terrò semplicemente la chiave esposta nella mia collezione perché è fatta molto molto bene ed è in metallo. Quindi questa l'ho presa. Volevo anche prendere il lingotto della Gringotts, il lingotto ufficiale di metallo della Gringotts, che se non ricordo male costava 15 sterline, ma purtroppo sono arrivato lì ed era sold out. Ci sono rimasto malissimo a dire poco perché non è possibile acquistarlo neanche online.
E quindi niente, qualora qualcuno dovesse andare al tour e dovesse trovare il lingotto, mi faccia sapere, vi manderò i soldi e magari me lo spedirete a casa. Perché ragazzi, non c'è altro modo per averlo se non comprarlo fisicamente sul posto. Ma andiamo avanti con le ultime cose. Ho preso anche il boccale souvenir della burro birra, perché quando andate al bar è possibile prendere o il bicchiere di plastica, che se non sbaglio costa 5 sterline e poi si getta, quello lì di plastica molle, oppure il boccale souvenir, che è questo qui, che completo di burro birra costa 7 sterline, quindi un bicchiere di burro birra quasi 9 euro, ragazzi. Non credo di dover aggiungere molto altro, però sei lì, che fai? Non lo prendi un boccale di burro birra, lo prendi e ti fai spennare come un pollo. Però almeno ti resta il boccale, che è molto molto carino, più carino rispetto a quello vecchio che presi 7 anni fa. Per finire, altri due portachiavi, anche questi costi esorbitanti. Ho acquistato questo portachiavi con lo specchio delle brame, questo è costato 12 sterline, c'è da dire che sono tutti in metallo, ma comunque 12 sterline sono una rapina, e quindi siamo attorno ai 13-14 euro, una roba del genere per un portachiavi, molto molto ben fatto, però vabbè, un po' caro. E poi quest'altro, sempre 12 sterline, col boccino d'oro. Tutti i portachiavi hanno la targhetta del making of di Harry Potter, almeno questo li differenzia da quelli che magari possiamo trovare su EMP. E ragazzi, sono molto belli, ce n'è tantissimi. C'era anche quello con la clessidra di Lumacorno, che era molto molto bello, ma tantissimi altri, quello con i piattini della Umbridge. Ce n'erano davvero tantissimi, tutti bellissimi, però non è possibile acquistarli perché davvero costano troppo. Costano davvero troppo. Io per queste quattro cose che vi ho mostrato avrò speso almeno 70-80 euro. Quindi direi che quando siete decisi ad andare al tour di Harry Potter, ragazzi, portate le carte di credito piene, perché altrimenti davvero è inutile andarci. Io mi sono trattenuto tantissimo, non ho trovato alcune delle cose che cercavo, però mi sono rifatto, sapete dove? Al negozio di Mina Lima. Al negozio di Mina Lima ho acquistato anche lì qualcosa, una cosa che non mi aspettavo di trovare e che sono super contento di aver preso, ma le cose che ho acquistato in questo negozio ve le mostrerò nel prossimo video. Voglio fare anch'io il cattivo, lo youtuber, quello che lascia in sospeso. Quindi ragazzi, ci vediamo prestissimo con un altro video dove vi mostrerò i miei acquisti fatti da Mina Lima. Mi raccomando, naturalmente, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram antonio.seria e vi do appuntamento al prossimo video. Mi raccomando, sempre un occhio all'info box. Ciao!